Mercoledì 25 novembre ci troviamo a Treviso per il workshop di infoprogetto organizzato da Action Group Editore con l'Ordine degli Architetti della provincia di Treviso. Si parla di design applicato al sistema produttivo, un'occasione anche per fare il punto con le tante imprese presenti in questo workshop. Si parla anche di fare rete tra i vari soggetti protagonisti del settore dell'edilizia. Vediamo i contributi che abbiamo raccolto. Iguzzini è un'azienda leader a livello europeo e mondiale che si occupa di sistemi di illuminazione. Nel rispetto assoluto dell'ambiente e quindi delle regole di inquinamento luminoso, che sono sempre più importanti e che prepotentemente sono entrati nei progetti di tutti i giorni con l'avvento del LED. La nostra offerta di prodotti e di sistemi di illuminazione ci permette di sostanzialmente spaziare in tutti gli ambiti, sia interni che esterni, e dall'illuminazione appunto delle strade, quindi dall'arredo urbano, piuttosto che all'illuminazione delle case, passando per i retail, musei, eccetera. Quindi assolutamente un'offerta molto molto ampia. In questo preciso momento stiamo puntando su tre collezioni in particolare, che peraltro si inseriscono e interpretano in maniera diversa la luce, introducendo un concetto di graphic light, quindi disegno grafico della luce. Il concetto è stato introdotto proprio quest'anno a Francoforte e diciamo che è stato uno dei motivi di discussione più ampi. Un sistema incasso e due sistemi invece esterni o ad incasso, a seconda delle soluzioni. Sono Laser Blade, Underscore e Trick. Sono dei sistemi a LED, ovviamente, due per interno e uno per esterno. Questi convegni però sono molto comodi perché hanno una preparazione molto snella, ci occupano poche risorse e ci permettono di raggiungere, come in questo caso, oltre 200 architetti in una giornata, insomma. Ecco. Quindi decisamente l'approccio è positivo.